A Caltagirone si è rinnovato il tradizionale culto in onore del venerabile padre Innocenzo Marcinò, il frate cappuccino in odore di santità che visse a cavallo di due secoli, 1589-1655. Una solenne concelebrazione liturgica alla presenza delle diverse centinaia di fedeli si è tenuta nell'antico convento dei Padri Cappuccini. Il rito è stato officiato dal vescovo di Caltagirone, Monsignor Calogero Peri, e dall'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Giuseppe Costanzo. Per Padre Innocenzo è in corso il processo di beatificazione. La riflessione oggi su Padre Innocenzo non può essere sganciata dal fatto che ieri un altro francescano, Padre Allegra, è stato proclamato beato. Il che significa che l'esperienza francescana lungo il corso dei secoli, come nel passato, come nel presente, ha prodotto, ecco, come dire, un'esperienza di vita cristiana molto profonda. Io mi auguro che quel messaggio che lui ha saputo portare nel 1600, cioè dire di speranza, di fiducia, di essere paziente, intessitore di pace attraverso anche le corti dell'Europa, ecco, possa essere oggi per tutti noi un invito a vivere con impegno questo tempo di difficoltà. Anche l'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Giuseppe Costanzo, ha analizzato il percorso di correlazione con Fra Gabriele Allegra, ormai prossimo agli onori degli altari. Già direi che è grande, nel senso che è uno che ha preso sul serio la vita, il senso della vita, la consapevolezza del vivere, la responsabilità dell'esserci, la grande capacità nella vita di relazione, un uomo attento, accogliente, capace di comprendere, di incoraggiare, ed è per quello che la gente si scatenava, era continuamente accalcato, oppresso, lui stesso dice, dalla gente.